Daniele Malavasi, ci hai regalato una bellissima giornata che deve ancora concludersi, tra l'altro il lancio di un nuovo prodotto, il Mulinero, che nasce da un'idea, da un confronto con i tuoi amici dell'agriturismo che ci sta ospitando. A 3 anni, cosa possiamo dire di questo prodotto? Principalmente è stata una sfida che abbiamo accolto a braccia aperte, cominciando fin dall'inizio nel affrontare la problematica, modificando le attrezzature agricole, stringendo le ruote ai trattori, facendo fare delle attrezzature apposta dai produttori di macchinari agricoli. E finalmente, diciamo, siamo arrivati al traguardo producendo questo bellissimo e grandissimo prodotto che ci soddisfa in pieno, e speriamo comunque solo all'inizio del suo percorso, che possa senz'altro anche sfondare sulle tavole più importanti dell'enogastronomia italiana. Le aspettative erano tante, ma il risultato sicuramente è importante. Quanto bisogna dare a livello di contributo a chi veramente ha creduto insieme a te a questo progetto? Beh, innanzitutto un grazie particolare a tutti i collaboratori che hanno partecipato a questo grande progetto. Diciamo che il prodotto è stata una scommessa fin dall'inizio, non sapevamo appunto cosa si riusciva a produrre da questo vigneto che nessuno voleva, però invece, insomma, ci ha dato grandi soddisfazioni e siamo solamente all'inizio, poi c'è tutta la parte commerciale. Parlavi di mercati, quali sono i mercati che potenzialmente potrebbero apprezzare un prodotto del genere, che è molto molto importante e sicuramente racchiude in sé tantissime caratteristiche di un vino, cioè freschezza, sensazioni leggerissime, ma poi un grande corpo, una grande struttura, il legno appena percettibile. È un vino molto complesso, sicuramente che si pone al top. Beh, senz'altro, come si dice, abbiamo degli importatori molto importanti, e soprattutto anche nel nord Italia, che sono anche venuti a trovarci oggi in questo lancio, e sicuramente è un prodotto che va spiegato, che va deve essere venduto da persone competenti per spiegare praticamente tutte le caratteristiche organolettiche. E però, insomma, è anche come hai potuto assaggiare anche tu, un prodotto che è di facile beva, perciò naturalmente più rimane in bottiglia e più avrà queste note terziarie, questi profumi un po' particolari, pepati e così via. Però penso che sia, un prodotto di facile beva. Dopo aver parlato con Daniele Malavasi di come nasce questo progetto, magari rivolgiamoci ai winemakers, quindi Franco Bernabei, la parola d'esordio va a te. Insomma, com'è stato il primo approccio innanzitutto e poi il progetto che negli anni si è evoluto? Allora, io parto dicendo una cosa che devo fare, così come quel film, attento a quei due, perché a un certo punto studiano, fanno eccetera, poi mi portano quasi a fatto, non dico compiuto, la progettualità. Daniele è una grande fucina e Matteo a un certo punto è un grande battitore, quindi devo dire che a un certo punto è nato un rapporto di grande familiarità, come noi abbiamo il nostro stile di famiglia nei riguardi di tutte le nostre aziende. Dico che un progetto nel Lugana di un grande rosso ci voleva, e penso che Daniele e Matteo abbiano intrapreso la strada giusta per dimostrare che questi terreni morenici nulla hanno che non di dare grande produzione qualitativa e di grande immagine per il territorio. Infatti l'enologo Bernabei mi ha bruciato una domanda: non solo questo territorio è vocatissimo per i vini bianchi, ma anche per i vini rossi. Ecco, Matteo Bernabei, approfondiamo un po' questo aspetto del Petit Verdot in questo terroir e soprattutto nello specifico del nostro vino. Allora, come abbiamo detto prima, che noi ci crediamo. La prima cosa, mio papà mi ha insegnato di lavorare, ma prima di lavorare mi ha insegnato la passione. All'interno di questa azienda ho incontrato una famiglia che è qui presente, il mio pilastro principale che è Daniele, e a questo punto abbiamo deciso di studiare il terreno per determinare un vitigno che potrebbe essere corrispondente per il territorio. Abbiamo trovato il Petit Verdot, abbiamo studiato su Petit Verdot, abbiamo provato e alla fine siamo arrivati a una soluzione che per ora per noi è il nostro massimo, ma c'è sempre da costruire da qua in avanti. Quindi ci sarà un futuro
ancora in evoluzione, perché non è detto che ci fermiamo qua. Io adesso probabilmente ho cercato di carpire qualcosa dalle intenzioni di Daniele, ma ecco, voi come enologi sapete cosa potrebbe dare Malavasi in particolare in questo territorio? Posso azzardare questa domanda? Allora, diciamo che il massimo non si raggiunge mai. Mio padre mi ha insegnato una professione e ogni giorno bisogna studiare e cercare di intraprendere una strada. E insieme a Daniele, visto come ho detto prima, che è una famiglia e si costruisce un rapporto con una famiglia, perché giorno per giorno ci sentiamo, ci aggiorniamo e cerchiamo di studiarlo anche su un pezzettino di terreno, su un appezzamento, per capire se quell'appezzamento vale di più dell'altro appezzamento, perché quanti metri di livello sul mare ci siamo, che tipologia di terreno è. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio, sicuramente bisogna sempre studiare e mai fermarsi. E il nostro obiettivo è di arrivare a un Petit Verdot. Perché Petit Verdot? Perché è un unico vitigno nella zona che nessuno fa, nessuno crede, e noi cerchiamo di mettere una stellina come prima stellina perché ci crediamo. Ma questo Petit Verdot è facile da addomesticare? Non è insomma un'uva che schioccando le dita può fare grandi vini? No, il bello di questa sfida è appunto che ogni anno è molto vincolato al discorso stagionale, al discorso del tempo. In questo territorio molto umido abbiamo bisogno di particolari annate molto secche e con escursioni termiche molto, molto elevate. Perciò anche il numero di bottiglie dipende proprio dalla stagione. Qui abbiamo... Presentacelo, perché io non lo conosco. Gian Pietro Ancellotti è una persona umilissima, però di grande spessore sia tecnico ed è praticamente concentrato sempre sul lavoro che deve fare. Queste vasche come dei bimbi, che ognuno dei quali ha bisogno delle sue attenzioni e vanno monitorate in ogni istante della giornata, vero? Sì, infatti anche proprio stamattina ho fatto le analisi, i controlli, anche se ho avuto poco tempo perché le vasche vanno seguite. Ci sono tante operazioni da fare, non solo la vendemmia, poi quando si produce il vino sono tante le operazioni da seguire, la fermentazione e anche dopo l'affinamento. È molto importante quindi il controllo per poter produrre un vino di grande qualità. Quindi alla notizia di questo nuovo progetto, insomma, un sussulto. C'è da lavorare ancora di più con ancora più impegno. Sì, 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 come ad ogni nuova idea, ma bisogna sempre essere pronti a sperimentare, perché dalle sperimentazioni che viene poi si ottengono poi prodotti di qualità. In compagnia di Paolo Massobrio, dopo aver parlato un po' dell'azienda, di cosa li ha spinti a produrre un vino del genere, quindi abbiamo visto anche il profilo agronomico ed enologico di questo splendido vino, parliamo delle caratteristiche organolettiche, quindi della degustazione e anche degli eventuali abbinamenti. Beh, intanto è una cosa bruttissima parlare delle caratteristiche organolettiche quando chi ci ascolta non le potrà assaggiare. Però se già conoscono un po' i vini della cantina Malavasi, devo dire che qui hanno sublimato una loro idea di vino che è l'eleganza, e sono riusciti a farlo con questo Petit Verdot che è in maggioranza all'80% dell'uvaggio. Devo dire che è un vino già pronto, però mi interessava moltissimo, aveva note vinose, note fruttate, note anche vegetali. Però appena l'ho assaggiato ho detto mi interesserebbe sapere tra 5 anni allora che cosa esprimerà in speziature, perché poi è un vino che già al colore e poi al naso ti dice ho consistenza, sono pieno, infatti in bocca scende questo ingresso morbido e poi l'eleganza, la freschezza dell'acidità, la tannicità, alla fine un sorso molto persistente che dà una sensazione sapida. Vi ho fatto venire voglia? Naturalmente il lancio ufficiale del Mulinero non poteva essere fatto che in questo meraviglioso contesto con Lorenzo Bernardini, che si è preoccupato di creare un menù ad hoc in funzione dei vini di Malavasi. Parliamone un po'. Ma è molto semplice: quando si hanno delle sostanze in partenza di altissimo livello bisogna semplicemente
concentrare le proprie attenzioni professionali per riuscire a fare il verso alla prima grandezza. Quindi si parla di Mulinero perché è un nome spuro, se vogliamo, perché è il nome del ristorante, ma parte dal pensiero di unione di intenti che con Daniele Malavasi abbiamo unito assieme ovviamente a Giovanna Vischioni, cercando nella comunione di intenti di fare qualcosa non di grande ma di relativamente uguale. Quindi loro bravi nel fare vino, un grande come Franco Bernabei, un grande perché grande in tutti i sensi come Daniele Malavasi, e qualcuno che ha cercato di copiare le bravure e le intensità per riuscire a dare il massimo. Siamo riusciti? Forse sì.